Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è RiffLab. E oggi volevo darvi un aggiornamento rapido su due o tre cose che diciamo stanno succedendo in acquario, con anche dopo aver inserito i Littorina Littorea, giusto per vedere come va avanti la cosa. Questa roccia, praticamente questa roccia qui, me l'hanno pulita tutta, ok, abbastanza, non tutta, però c'ho ancora altre zone dove c'è tantissima erbesia. E credo che loro si stiano muovendo abbastanza a pulire le rocce, però sono ottimi per pulirle, le rocce. Si vede praticamente che questa roccia qui, dove li lasciai, l'hanno praticamente pulita tutta. Questa roccia qui, che sono passate un paio di volte sopra, come vedete è un po' più pulita. Ovviamente ci sono zone con ancora d'erbesia, ok? Quindi non sono rapidissimi, però piano piano vedo che la stanno eliminando. E altra cosa, spero che non sia lei, ma credo che mi stiano uscendo dei dinoflagellati. Non so se vedete queste alghe qui, vediamo se le riusciamo a beccare di lato. Forse così si vedono meglio. Praticamente su questa roccia qui vedo che si stanno sviluppando, eccole qua, forse qua le acchiappiamo meglio. Si stanno sviluppando, come vedete, queste alghe filamentose con una bollicina sopra. E spero che non siano dinoflagellati. Ovviamente anche le diatomee producono bollicine, però non hanno un filamento così largo, ok? Quindi questo può essere un brutto segno di dinoflagellati. E spero che non siano loro, ma vediamo un po' più avanti come va la cosa e come si evolve il tutto. Intanto, che c'era qualcosa di nuovo? Ah sì, avevo preso uno stupendo, eccolo qui, frag o talea, come la volete chiamare, di Acanthastrea, quella lì verde. Non so se la vedete, che c'ha tutta la corona esterna verde, è molto molto bello come corallo e come colore. Non so se riesco a inquadrare bene, che col cristallo ottico è un casino farvi vedere bene la forma da qui. Come vedete, questo l'ho inserito oggi, le altre due sempre spolipando al massimo. Sto usando la lente, quindi i colori sono abbastanza filtrati, però si vede. E ho preso in più anche questo frag piccolino qui di Zoanthus, che vedete qui, che anche lui è molto molto bello. Zoanthus sembrano stare abbastanza bene, quindi non so se è stato l'aggiungere del Binotatus che ha fatto alzare i nutrienti a farli stare bene. Ma poi c'ho qui che credo siano dinoflagellati. Di solito i dinoflagellati escono a bassi nutrienti quando abbiamo uno squilibrio esagerato dei nutrienti. Che più? Ho aggiunto un Eofila e una Torce, che ho aggiunto anche oggi, si sta aprendo piano piano. E c'ho lì dietro un Eofila Yamamensi, che qui vorrei uccidere quello che me l'ha inviata praticamente, perché sì, è bello grande, la foto mi prometteva altro e mi è arrivato sto corallino qui che sta abbastanza, no, male, però poco colorato, non ha colore per niente. Vediamo se ve lo riesco a far vedere meglio così, forse è molto poco colorato, non ha praticamente nessun segno di colore, è un po' chiusa, però neanche tanto, non le arriva molta corrente, cioè le arriva una corrente giusta, né troppo forte né troppo debole. Come vedete si muove tranquillamente. Qua intanto il Littorina Littorea che sta iniziando a scalare il cristallo. Altra cosa importante dei Littorina Littorea: se li inserite in acquario state attenti, perché sono delle lumache che vivono tranquillamente anche fuori dall'acqua. Quindi che può succedere? Che loro iniziano a scalare tutto il cristallo, vi escono dall'acquario e ce l'avete in casa praticamente. Quello che può succedere con queste lumache. Altra cosa,
e si muovono abbastanza bene sulla sabbia, non tantissimo, forse questa sabbia che ho io, che è di granulometria molto fine, ok, diciamo che non è ottima per loro, forse un grano un po' più doppio sarebbe l'ideale per loro. E se cadono infatti su questo tipo di grano non riescono a rigirarsi, mentre su un grano normale riescono a rigirarsi. Altra cosa che ho notato è che il Ruby Orientalis, lui ogni tanto va a pizzicarmi, non so perché, questa littorina Vittoria, e me le fa cadere dall'acquario. Sto iniziando a pensare che sia stato lui tempo addietro a febbraio a farmi la moria di lumache, che vi ricordate che avevo un po' sperse qua sullo fondo. E niente, che volevo di più? Ah vabbè, il frag di Ceratoporo Caliendrum che mi diedero, che mi regalò questo ragazzo, oramai lo sto perdendo del tutto. Non so che, cioè io credo che ci sia qualcosa sicuramente che non vada in acquario. Il frag era malato, quindi ragazzi, scusatemi, mi stavano chiamando sul cellulare. Stavo dicendo che può essere colpa tranquillamente di questo frag, perché l'altro frag di Talea, come la volete chiamare, di Ceratopora Caliendrum, continua a stare qui e come vedete si è sviluppata anche un po', ho iniziato un po' a mettere la base, vedete, sulla roccia, che non si vede tanto bene, però già ha iniziato a mettere la base sulla roccia e sta iniziando a svilupparsi in altezza, quindi presumo che non sia l'acquario che sia del tutto male, ma sia stato solo questo frag, questa talea di Ceratopora Caliendrum che stava troppo male, non sono riuscito a recuperarla. Sicuramente c'ho qualcosa che non va in acquario. E adesso anche volevo farvi vedere che inizierò ad aggiungere nel mio mobiletto, ce l'ho qui, questo qui, l'Easy Booster, ok, della Easy Reef, che praticamente non è altro che fitoplancton, e lo inserirò tramite peristaltica e tramite dosometrica. E che volevo dire, questa dosometrica, la Gebao, siccome dobbiamo fare una, dobbiamo diciamo iniziare a inserire in acquario una quantità minima di questo prodotto, tipo, se non mi sbaglio, 0,2 millilitri ogni 100 litri, quindi più o meno a me sarebbero 0,4 massimo 0,5, quindi mezzo millilitro ogni, diciamo, ogni giorno per il mio acquario. Questa pompa dosometrica, queste pompe dosometriche sono, diciamo, settate, tarate per buttare, diciamo, in vasca un millilitro al giorno. Quindi avendo questo tipo di pompa dosometrica, quello che dobbiamo fare, siccome sono settabili, ok, io la prima, questa qui l'ho lasciata vuota, metterò l'Easy Booster, e praticamente invece di settarla a 100 millilitri la setterò a 50 millilitri, o meglio gli farò contare 100 millilitri su 50 millilitri d'acqua, ok, in modo che sia praticamente fra virgolette starata, però ovviamente perché lo faccio io apposta, per farmi calcolare che ogni millilitro che io gli dico di inserire con questa pompa sia praticamente effettivamente e realmente 0,5 millilitri, ok? Non so se mi sono spiegato, casomai mettetelo nei commenti che vi cerco di aiutare da lì. Quindi metterò l'Easy Booster. Altra cosa, questo l'ho pagato 250 millilitri è il Easy Booster, e più o meno una ventina d'euro. Quello che mi ha ammazzato è questo pezzettino qui, lo vedete questo pezzettino di cacca? Che serve per attaccarlo, diciamo, sotto, e con questa chiave per poi attaccarlo a uno dei tubi. Questo coso qui 5 euro, raga, 5 euro, una cagata. E niente. Ah, cosa importante di questo, non fategli prendere aria, quindi quando lo aprite, se lo comprate ovviamente, se lo utilizzate o lo voleste utilizzare, quando lo aprite fate uscire tutta l'aria da dentro l'Easy Booster, ok, quando inserite questo coso. Ovviamente io adesso qui ce l'ho messo così perché andrà così, però questo è il pacchettino, ok, diciamo che dentro, vediamo se lo riesco a far vedere, ci mettiamo un attimo pure comodi, invece di stare là in ginocchio. Ah, ce la faccio, sì, ce l'ho fatta, ok, un casino.
Ok, praticamente questo è il prodotto, lo vedete? Fuori dalla scatola. Dopo vi dico anche a che serve la scatola. Praticamente è pieno di fitoplancton. E quello che dobbiamo fare quando lo apriamo è far uscire l'aria, aspettare che esca un po' di prodotto e inserire questa pipetta. Dare un altro po' di pressione e aspettare che esca, diciamo, dalla parte nera l'aria fin quando non esca appunto l'Easy Booster, il fitoplancton. E perché viene in quella scatoletta? Adesso lo faccio vedere perché viene in quella scatoletta. Perché praticamente questa è pensata per essere messa sotto sopra in questa maniera. Come vedete, se da questa parte c'è questo buchetto, perché nel caso la volessimo agganciare da qualche parte per la pompa dosometrica, la possiamo agganciare tranquillamente. Io effettivamente ho trovato la soluzione qui molto semplice. La metto qui su questa parte qua del mobiletto e vai, e ce l'abbiamo. E niente raga, quindi inizierò ad aggiungere fitoplancton in questa maniera, perché fino adesso ho utilizzato il liofilizzato della Tropic Marine, non mi trovavo male, ma diciamo dovevo esserci in casa, dovevo fare io un po' più di cose, dovevo mescolarlo, dovevo miscelarlo, che non è nessun problema, però per provare un prodotto differente, siccome molti acquariofili lo utilizzano, oltre a fitoplancton ovviamente vivo, però io con quello onestamente non mi voglio mettere ancora. Molto probabilmente farò una coltivazione di rotiferi e di copepodi anche con l'Easy Booster, perché con questo ci viene perfetto per arricchire la microfauna e per fare dei coltivi, delle coltivazioni di questa maniera. E niente raga, penso che sia tutto per questo video. Era giusto un aggiornamento sull'Easy Booster e come lo mettiamo poi, come va un po' la cosa dell'acquario. Ah, un'altra cosa, questo deve andare vicino a una corrente, ok, di tipo una pompa di movimento, una pompa di risalita, ok, in modo che si sciolga, perché è gel, ok, è fatto a gel. Infatti molto probabilmente sposterò, diciamo, l'aggancio che va qui, lo metterò da questo lato, cercherò di spostare la pompa da un lato più, diciamo, dove arrivi direttamente questo tubo, e così, diciamo, lo miscelo direttamente con la pompa di risalita. Molti consigliano di spegnere lo skimmer, e infatti spegnerò lo skimmer almeno un'oretta per far assorbire il fitoplancton. Lo butterò due volte al giorno, una la mattina e una la sera, quindi se sono 5 ml più o meno uno 0,2 al giorno, uno 0,2 diciamo ogni volta che lo inserisco in acquario, quindi 0,2 la mattina e 0,2 la sera per i primi giorni. Poi come vedete dietro ci vengono tutte le istruzioni di come, non se riesco a metterlo a fuoco, un po' difficile, di come inserirli in acquario, ok? Vi dice che i primi giorni, la prima settimana dobbiamo mettere solo 0,2 per ogni 100 litri e poi mano a mano aumentare fino a raggiungere il dosaggio di 0,8 al giorno per ogni 100 litri d'acqua. Quindi vediamo come ci troviamo con questo prodotto. È abbastanza buono, ho avuto buone referenze su questo prodotto, quindi niente di più buono di provarlo, no? E nada más, gente, spero che il video vi sia stato utile e come sempre dico, ci vediamo al prossimo video. Wow! We'll be right back.